Il Real Fondogesù conquista i 3 punti nella 5ª giornata di campionato di seconda categoria. Alla presenza del pubblico crotonese accorso per sostenere la squadra gialloverde. Dopo 2 punti racimolati in 4 partite, il Real adesso guarda avanti con più fiducia, cambiando la propria prospettiva. Sul campo, gli uomini di Mr. Ceraudi in sfida con il magisano di Mr. Carmine Franco. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, il Real tenta di conquistare i 3 punti e il goleador della scorsa stagione, Jonathan Porto, a sorpassare il portiere bucando la rete. Sabato prossimo i gialloverdi saranno in trasferta a Caraffa. Sì, oggi finalmente siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e diciamo che di buono oggi sinceramente c'è solo questo, perché a livello di prestazione non mi è piaciuta tanto, soprattutto il primo tempo siamo stati un po' arrendevoli, siamo rimasti troppo bassi, non abbiamo giocato con la palla a terra, avevamo un po' paura e il rischio era questo. Speriamo che questi 3 punti ci danno uno stimolo per avere un po' di sicurezza in noi stessi soprattutto. Per fortuna oggi è andata bene, avevamo l'unico obiettivo di portare i 3 punti a casa e fortunatamente ce l'abbiamo fatta. È stata difficile, una partita molto dura con gli avversari che hanno tenuto testa fino alla fine, hanno avuto pure qualche occasione, abbiamo concesso un po' troppo, però alla fine il risultato è quello che conta. Abbiamo trovato un gol grazie a Jonathan e va bene così. Finalmente era questo quello che ci serviva, la vittoria di oggi. E possiamo dire che inizia oggi il nostro campionato. Diciamo che è andata bene fino a quando non abbiamo regalato la rete dell'1-0, che secondo me non era il risultato giusto questa sera. Però sono stati più bravi loro a crederci negli errori. E dobbiamo recriminare un primo tempo, vabbè, messo alla pari. Il secondo tempo invece avevamo iniziato la partita col piglio giusto, sempre in avanti, e ci avevano regalato anche l'occasione per fare gol e invece non l'abbiamo sfruttata. Però ci prendiamo questo 1-0 e ce ne andiamo convinti di fare un campionato di salvezza, tranquillo. Fuori casa si sa, soprattutto in campi come questo, quando la squadra è preparata da un signor allenatore come Ceraudo, ci sta a perdere. Finalmente sì, ce l'abbiamo fatta a vincere una partita, anche se è stata una partita non bellissima da parte nostra, però l'importante è aver portato i primi 3 punti del campionato. Da adesso un sospiro di sollievo. Sì, adesso un sospiro di sollievo, siamo un po' più tranquilli, adesso si può dire che cominciamo il nostro campionato. Forza Real Fondogesù. Forza Real Fondogesù. Forza Real Fondogesù, sempre. Forza Real Fondogesù, sempre. Abbiamo portato dei 3 punti a casa, questo è l'importante. Sì. Le fanno miau. È il direttore che è un birichino. È un birichino.